Vince ma non convince l'Inter, campione in carica, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi. Si è aperta la settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia. Domani in campo il Milan di Stefano Pioli, i cugini rossoneri, contro il Torino di Ivan Juric, sempre a San Siro, sempre alla Scala del Calcio. Gli ottavi di finale che si aprono con il successo in rimonta, con grande paura, con grande fatica, ma alla fine prima Lautaro Martinez al minuto numero 88 e poi il colpo di testa fuori area, vincente, una soluzione particolare che racconteremo nel corso del video, firmata da Francesco Acerbi, che completa la rimonta nerazzurra questa sera a San Siro. Tanta paura, come detto, contro il Parma, formazione di Serie B, formazione che è scesa in campo con grande onestà, con grande anche comunque con una precisione di gioco che ha sicuramente messo in difficoltà questa sera l'Inter di Simone Inzaghi, un Inter che arrivava dal pareggio beffa raccolto allo Power Stadium contro il Monza di Raffaele Paladino, che arrivava prima però dal successo interno che ha riaperto il campionato contro la capolista, contro il Napoli di Luciano Spalletti. Sabato sera altro impegno delicato contro l'Hellas Verona di Marco Zavarone, un impegno da non sbagliare per poter comunque coltivare ancora una volta la speranza dello scudetto, per poter comunque anche rimanere all'interno della lotta Champions League. Ricordiamo Inter in questo momento con 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici, su Atalanta, Roma e Lazio. Ma tornando al match che è appena terminato a San Siro contro il Parma di Fabio Vecchia, che invece ricomincerà sabato pomeriggio con un match delicatissimo al Tardini contro il Bari di Michele Mignani, dopo il 2-2 al Tardini, prima partita di questa stagione emozionante in cadetteria, dopo aver affrontato i Galletti anche lo scorso 19 ottobre nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Parma che ha espugnato lo scorso 7 agosto l'Arechi, il campo della Salernitana di Davide Nicola, grazie ai gol di Camarà e Mihaile, poi grazie al sigillo di Adrian Degnadek, inseguito, si è qualificato agli ottavi di finale di Coppa Italia. Parma in vantaggio grazie ad una soluzione incredibile firmata da Stanko Juric, che entra al 28esimo al posto dell'infortunato Denis Mann, lascia il campo l'ex giocatore della Steaua Bucarest, entra al suo posto Stanko Juric, il croato ex Hajduk Spalato, 36 presenze, 3 reti lo scorso anno, la prima stagione con la maglia ducale, fa partire un destro imparabile, imprendibile per André Onana, gol del vantaggio ducale, grande chance anche per lo stesso Adrian Begnadek al minuto numero 44, questa volta il sinistro al volo del giocatore talentuoso di sponda ducale è bloccato da un attento Onana in corner. È un Parma che si distingue per la qualità al centrocampo, per la voglia e anche per la dimestichezza con il quale comunque fa viaggiare il pallone nel corso del primo tempo. Nella ripresa l'Inter cerca comunque di aumentare il ritmo alla ricerca del gol, almeno del pareggio, almeno dei supplementari, ma non costruisce all'interno del corso dei 90 minuti una nitida palla gol. L'unica chance per Gagliardini al 23esimo, dopo una bella palla lavorata da Robin Gosens, occasione sprecata dall'ex centrocampista dell'Atalanta. Nel corso del primo tempo, occasione per il Mudo Vasquez dopo un errore, un disimpegno errato da parte
di Danilo D'Ambrosio e poi una chance in contropiede con Somm che riesce a scavalcare praticamente tutta la retroguardia nerazzurra, scappa via la marcatura di Nick Italian e si invola verso l'area nerazzurra con il salvataggio di De Vrij. Arriviamo nel finale, palla in mezzo per il cross di Bellanova. Lautaro Martinez controlla, deviazione di Osorio, deviazione decisiva a battere Gianluigi Buffon. E parliamo a questo punto del portierone, dell'ex portiere della Juventus, della Paris Saint-Germain, della nostra nazionale, campione del mondo del 2006. Ragazzi, senza parole, ancora una volta una serata da leggenda, serata che sicuramente verrà ricordata per quella parata incredibile al 92esimo sull'assist di Di Marco su Edin Dzeko. Una parata clamorosa, una parata davvero incredibile per Gianluigi Buffon, il miglior portiere della storia del calcio, senza ombra di dubbio. Nel corso della primo tempo supplementare, grande chance per Inault dopo una palla persa clamorosa, incredibile da parte di Gagliardini che ha praticamente lasciato lo spazio all'ex Bochum e poi la chance al volo per Di Marco. Inizia il secondo tempo supplementare e l'Inter passa, segna, sigla il gol, qualificazione che fa volare la formazione nerazzurra campione in carica ai quarti di finale della Coppa Italia dove affronterà la vincitrice tra Atalanta e Spezia, match in programma il prossimo 19 gennaio. Francesco Acerbico, lui che aveva segnato il gol del 3-1 annullato da Sacchi per un possibile fallo in area allo Power Stadium, alla fine gran palla sventagliata alla volta di Di Marco, controllo elegante per l'ex di turno, palla in mezzo, Buffon respinge fuori area, ben appostato Acerbi di testa, batte ancora una volta il portiere che il prossimo 28 gennaio compierà la bellezza di 45 anni, ancora protagonista a San Siro per la 50ª uscita della sua carriera. Non ci sono parole, l'Inter soffre, l'Inter vince, non convince, ma alla fine porta a casa una vittoria importantissima che vale i quarti di finale di Coppa Italia. Vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!